si è aperta bene. Abbiamo una situazione anche di innevamento molto abbondante, siamo dai 2,80 m al metro un po' su tutto l'arco alpino, con dei versanti molto stabili, quindi condizioni di pericolo molto basso, perché avendo avuto soprattutto le alte quote temperature basse all'inizio, il substrato è molto stabile, quindi anche la neve che cade si compatta, garantirà quindi una lunga permanenza, quindi ci dà un buon segnale positivo per tutta la stagione, ma soprattutto una garanzia di sicurezza, perché quando il substrato è stabile il manto che cade tende ad essere ancorato bene e ridurre il pericolo valanghe. Questo problema invece ce l'abbiamo un pochettino alle basse quote, perché per tutto novembre ha nevicato comunque con temperature elevate, un substrato quindi caldo, e abbiamo sempre questo manto nevoso in leggero spostamento e lo avremo per tutto l'inverno. Quindi alle basse quote non è un'ottima stagione da questo punto di vista, pur se abbiamo comunque un buon contributo. Quindi fuori pista sì, con attenzione, con molta testa, soprattutto affidandosi a professionisti, evitiamo i versanti sotto vento dove il vento accumula, comunque riporta neve, quindi instabile, e affidiamoci sempre a chi la montagna la conosce bene, quindi ci guida. Il fuori pista non è un sacrilegio, ma va fatto con testa. Ma qual è il meteo? Allora, noi abbiamo avuto in questi giorni un po' di abbassamento di temperature, sono un po' moderate in questi giorni, ci aspettiamo tra giovedì e venerdì un incremento di precipitazioni nevose a quote medio-alte, si è un po' abbassato lo zero termico, quindi un altro 15 di centimetri ce li aspettiamo sotto l'arco alpino, che tenderanno a stabilizzarsi, quindi un manto nevoso buono, e sabato una evoluzione del tempo da nuvoloso in miglioramento, domenica soleggiato variabile nel pomeriggio, però possiamo dire che speriamo molto in bene. Abbiamo detto che è una tendenza, perché è una cosa che ci tengono a dire i nostri meteorologi, la previsione a 72 ore oltre si va al 50% di attendibilità, quindi è una evoluzione che in base ai dati satellitari e tutti la nostra modellistica possiamo dirvi è questa, quindi comunque una buona prospettiva in generale. In conclusione mi sento a nome del Presidente e Direttore Generale di ARPA Lombardia di augurare il più grande successo per un'iniziativa bellissima, interessante e intelligente sulle nostre montagne e sulla Lombardia. Grazie.